Nell'arrivacca a Roma fa un curriero, con la nova che i turchi hanno assediata Vienna con un esercito assai fiero, resta la città tutta spaventata. Quante ne avemo viste e chissà quante ancora ne vedremo, ma per fortuna noi se ne fregamo, ma per fortuna noi se ne fregamo. A noi ci hanno insegnato che chi si impiccia pure sta impicciato, capace puro che more ammazzato, capace puro che more ammazzato. Da quando esiste la terra, l'uomo avanti a tiozzi, quando non può fare una guerra, cerca di far monnatozzi. Non c'è sta più una farfalla, l'aria via via si corrompe, il mondo è l'ultima palla che gli è rimasta da rompe. L'aria di Roma nostra è un misto di scirocco e polentino che t'accarezza il cuore piano piano, che t'accarezza il cuore piano piano. Quando l'accarezzato il cuore te diventa indifferente, e allora non te frega più di niente, e allora non te frega più di niente. Ma che sta succedendo? Oh, pare che è un curiere austriaco, dice che da quelle parti ci sono i turchi. Ma perché? Prima chi c'era? Oh, non c'è sta più una farfalla, l'aria via via se corrompe, per nonno è l'ultima palla che gli è rimasta da rompe. Ma che sta succede? Il gatto, il micetto vostro, l'ho salvato io. Quello non c'ha bisogno di essere servato da nessuno. È servatico, se sa no. Difendere da solo. E poi può essere lasciato in pace, come la padrona sua. No, non è servatico. È tanto buono. Tanto affettuoso. Beh, che c'è? Mi piacciono i gatti. No, a voi vi piace la padrona. È un pezzo che vi vedo ronzare intorno alla soranuccia. Tutto elegante, signorile, e anche un bel po' coraggioso. Au, ma ce lo sapete o no che quella è la donna de Meo Patacca? Lasciatemi passare. Sono Meo Patacca. State buono, per me, state il pugo. State il pugo. A rifà un po', senti? Avete visto? Ambe. I nobili e i papalini ci stanno a fronte. No, so allegri. Sarà che so allegri, ma per me c'è coglione. Tu dighi, si approfittano dei loro privilegi. Ma c'è sta sempre un modo per dargli un'umiliazione. Lasciate fa a me. Incoraggiato dalla vostra benevola allegria, questo umile cavallaro de Trastevere vorrebbe tentare senza offesa una piccola prova de forza.
Chiedo scusa del mio ardire, ma vorrebbe pregà una delle vostre eccellenze da accomodarsi a sedere su quel tavolino. Ci vengo io. Oh, ma che siamo matti? A don Mugliel, dite io qualche cosa a voi. Insomma, è vostra moglie, mica la mia. Un tantino più là. Ecco. Sul mio onore non correrà pericolo alcuno. Mamma, li turchi. I turchi sono arrivati a Vienna. Sì, sono arrivati a Vienna. L'ha detto un curiere uscito dal Papa. Stanno a fare una strage da quei parti. Ma che stai? Ma che sembri, eh? No, no, eccellenza, è vero, ma possino cercare. Pass! Gli infedeli a Vienna? No, no, no. Amici. Nobili signori. Guardie papaline, ma me fa specie. No, dico Vienna, per quanto ne so io, è lontano. Non è il caso di allarmarsi per Roma. E quando ci arrivano qua? Quelli, li turchi, so otto mani, mica so otto piedi. Voi pensate che gli infedeli hanno attaccato Vienna e non Roma e quindi ve ne fregate. Ma io vi dico che non tarderanno a venire pure qua. È l'immane flagello che stampate sui vostri peccati. Ecco che te, voi, poni solo a mangi e beve e fia come l'animali, avete scordato l'anima. Avete fatto del lusso e del denaro i vostri idoli. Sì, voi, ecco, ecco la punizione. Se arriveranno, non ci avrete neanche il tempo di mentite, eh? Specialmente chi non c'ha la fede. Farebbe bene a sbrigarsi a più al battesimo cristiano. Così non moriranno da infedeli. Non finiranno arrostiti dell'inferno, tipo ghiaccia. Comunque, però, dovremmo far del tutto per impedire agli infedeli di venire qua. Nella culla della chiesa. Glielo dovremo impedire a costo della vostra vita. Se quelli verranno, faranno scempio degli uomini, violenteranno le femmine, strangeranno le creature, saccheggeranno, vi porteranno via tutto quello che possedete. Permetterete tutto questo? No, no, non lo permetteremo. Oh, oh, ma nessuno c'ha il coraggio di pietà! Non dire niente! Beh, ve lo dico io chi ci difenderà! L'uomo mio! Meo Patacca! Che signori! Meo Patacca è capace di partire a difendere Roma e tutti noi! Marcerà contro il tutto se necessario! Abate Berlando! Lo giuro io per lui! Sia gloria meo, arcangelo del Signore! Gloria meo! Gloria meo! Gloria! Oh, ma vi siete ammattita! A far grasso per Trastevere una cosa, ma andà contro il turco un'altra! Voi parlate così perché non lo potete sopportare! Meo è un eroe vero! Meo è tutti noi! Meo è tutti voi! Meo Patacca va a Vienna! E viva Meo che va a Vienna! Ah, oh, che ha fatto Meo Patacca? È ido a Vienna! E speriamo che ce l'è. Viva Meo! Viva Meo! Viva Meo Patacca! Andiamo! Piano, fate piano! E che modi sono? Fate piano, no! Le pistate tutte le scarpe! Aspettatemi! Vattene! Avete fatto bene, così se fai! Oh, chi è qui? Davanti a quel famoso elezione, i nobili se l'hanno fatti brutti. Credo. Se non arrivava la notizia dei turchi, poteva pure finire male. Benedetti siano i turchi. Meno male. Ma sarà vera sta storia di Vienna? Boh. Oh, a sentirla, gli svizzeri sono saltati su come giocarelli. E te credo.
Loro sono di quei parti. Già, io i posso capire. Ho ragione. Ah, oh, il turco fa paura a tutti. Per fortuna è il suo cavolo di uno. Ma che è? Che? Gloria! Gloria a me! Ma che fu? E chi ho? Ma che sta succedendo? C'è sta pure la sora Lucia con uno che mi pare matto. Strillano e viva mio patacca. No. Lo vedete che hanno già saputo che alzate il tavolino. Eh no, ammazza come corrono le voglie a Roma. Oh. Ragazzi, vieni. Ti benedica, ti ringrazio, arcangelo della fede! Ah! Ah! Viva Mao che va a Vienna! Dove vado io? Ah, non, ma che fanno a dire? Vai a Vienna, cuore mio! A Vienna? Sì! Io! Ah, ma allora ci avete dietro! A Vienna ci stanno i turchi! Esatto! Oh. Evviva Mao! Evviva Mao! Evviva! Tirallo, spara la porta e non fa entrare nessuno. Tieni a bada quel matto, non c'ho io a casa mia, quello lungo. Fammi entrare, voglio vedere la patata. Lasciami entrare! Dico, ma che te sei ammattita? Mica te sarai fatta mettere su da sta strega qui. Stavolta vi sbagliate di grosso. Io gliel'ho detto che non ci avresti avuto il coraggio. No, no, e fai odi. Non ci avrei avuto il coraggio. Fai odi. Madonna mia, non ci avrei avuto il coraggio. Qui non è una questione di coraggio. Qui è che se siamo ammattiti tutti se siamo ammattiti. Cencio, per favore, dimmi che non è vero niente. Dimmi che sto sognando, che è un incubo. Dimmi che sto imbriaco. No, non sei imbriaco, me. È tutto vero. E devi da far qualcosa. Devo da far qualcosa? Oh, dovevo da fa qualcosa. Perché tu non scappi? Devo fa qualcosa. E cosa fa? Qui sono tutti scemi. Ma parlano tutti matti, mi parlo. Avete sentito? Ma che te dicevo, amore mio? Sono tutti con te. Va. E non ti scordà che sei un eroe! Non ce vanno mica gli svizzeri del Papa, ce vanno i tre Severini, ce va Meo Patacca, diteglielo, sor Meo! Fresca, vorrei vedere, grazie, troppo buoni, grazie, Romani tre Severini, io, che vado a dire, a sto punto, è certo che queste grandi imprese sono sempre toccate a noi altri di Roma. Dico, siamo o non siamo l'eredi di Marco Aurelio, di Muzio Scevola, di Giulio Cesare? E tutto il mondo lo sa che ha fatto Giulio Cesare! È morto ammazzato, ecco che ha fatto. Ha conquistato il mondo Giulio Cesare! Amici, ma io voi spiegate a chi giovano queste imprese? Di papi ci diventano sani, i cardinali diventano papi, i nobili ci diventano re, ma un popolano fregnone non c'ha altra scelta. O muore ammazzato o resta fregnone per tutta la vita. Romani, amici romani, fratelli, stirpe.
Peppe mia. Io, che vota di io, come vedete, sono un uomo de poche parole. A benché non è la logica che mi ammanca. Io vi dico solo, visto che siamo in ballo, balleremo! Evviva mia patacca! Evviva, evviva! Evviva mia patacca! Bravo! Bravo! E come disse il poeta, Sursum corda, noi tireremo sulle corde e li impiccheremo! A tutti! Noi ne difenderemo dall'uso armato! Noi ne difenderemo! Guardatemi bene attentamente. Qui a Campovaccino faremo le nostre, come si dice, riunioni, le nostre manovre militari. È chiaro che io sarò il vostro comandante. Voi, che siete stati i primi a seguirmi, sarete i miei cinturioni. Cencio, Checco Sciala, Erfava, Peppe, Birillallo e... il pescito. Vabbè. Ho portato con me Maestro Tiburzio, uomo de grande sapienza, il quale sa tutto, puro su liturghi. E ve lo dissi quanto so vigliacchi. Manna Tiburzio. Essi sono vili e servaggi. Basta considerare che tra de loro non costuma rispettare il prigioniero. Quando catturano il nemico... lo impalano. Avete capito? Te lo infilano con un palo. Come che una porchetta. Ammazzalo. Gli fanno entrare un palo in bocca. Eh no. Dalla bocca glielo fanno uscire. Un palo. Un palo. Comunque, mo piantamola de pensare i pali. Qui bisogna pensare a formare un'armata, Tiburzio. In primis, dovrete da pensare pur anche ai rifornimenti. E quanto alle cibarie, io direi da portarsi tutta roba che si mantiene. Polli vivi, conigli, la frutta e la verdura, basta tenerle 30 a panno bagnato. Per cucinare ci vorranno odori, ma quelle almeno, se trovano pure strada facendo, no? L'aio, la ventuccia... E la ventuccia, lontano da Roma, mica è tanto facile trovarla, sa? Au! E agli stuzzicadenti non ci avete pensato. Ma lo volete capire che andiamo a fare una guerra? È una guerra, è una guerra! È una guerra. Capisci, Pennarì? Se il cardinale Schmidt ci è venuto apposta da Vienna per parlare col Papa, sta sicuro che sta chiedendo aiuti per l'imperatore d'Austria. È già un'ora che sta là Trento. Vostra Eminenza teme che Sua Santità possa aderire all'invito? Certo. Per Papa è un'anima pia, è uno di quelli che chiamano ancora sante le crociate, è puro capace di organizzarne una per quest'occasione. Non ci dimentichiamo che al tempo delle crociate vere andò a finire che tutti i nobili più scarcinati e avventurieri ne fecero un fatto di potere personale. Dopo una serie di atrocità, di stupri ed ammazzamenti, se non minorno che il principe d'Antiochia, che duca del Santo Sepolcro, e buonanotte al secchio. Che volemmo fare la stessa fine con questi quattro ombriaconi dei principi romani? A Bennari, se questi arciano la cresta, va a finire che diventiamo noi schiavi loro. E quando te lo pagano più il tributo? Che te dicevo, Lupus in Fabula, l'hanno già sgamato, e per primo. Per principe Lanzarotti, per più spiantato, avido e puttaniere di tutti. Sai che bel crociato? Ah, in quanto a questo ce n'è anche di più belli. In Trastevere stanno formando un'armata di scalzacani agli ordini di Meo Patacca. Va bene lì. Eh? Ma questa è una notizia meravigliosa. Tu mi stai dando la salvezza, vieni con me.
La santità vostra perdoni la mia irruzione, non sine causa. Santità, il fiorfiore della gioventù romana sta organizzando una crociata volontaria contro i turchi. I migliori tra i figli di questa città santa partono per offrire le loro vite ai fratelli austriaci oppressi. Sia lode al Signore, ma e i nobili? Animi splendor nobilitati non cede. La nobiltà dell'animo vale forse meno di quella del sangue. Vuol dire che col permesso della santità vostra, i nobili aiuteranno l'impresa con offerte in denaro. Vostra Eminenza ha pensato alle reazioni dell'imperatore d'Austria quando si vedrà arrivare quei quattro scarciacani? Penneri, quelli lì, gli scarciacani, Vienna manco sanno da che parte sta. E quando ci arrivano dall'imperatore? Ma mio Patacca sarà considerato un eroe e si tratta di quel pendaio da forca che sparla sempre del clero, della nobiltà e di vostra Eminenza. Ragione di più per levarselo dai coglioni, almeno per un po' di tempo. E così, tanto per saperlo, Dall'altri principi ci siete stati? Ne abbiamo già visitati parecchi, eccellenza, e sono stati tutti molto generosi. Molto generosi. E te credo. Cosa non si farebbe per far piacere al cardinale? Ecco, tenete. Grazie. E così andate a combattere i turchi a Vienna. Andiamo a combattere i turchi a Vienna, eccellenza. E con i soldi nostri? E con i soldi vostri, eccellenza. È proprio una bella idea. Beh, è un'idea perché... per cardinale, eccellenza. Col vostro permesso vorrei contribuire pure io in qualche modo alla spedizione. Magari con gioiello mio personale. Voi intanto date da bere agli ospiti. E voi, Giovenò, venite con me. Li cofanetti ce l'ho di là. Da sta finestra io ti guardo sempre. Quando passi vanno a campo vaccino. Ci siamo già abbracciati l'altra volta, ti ricordi? Ah, sì, quella volta del tavolino. Me ricordo, eccellenza. Lascia perdere, eccellenza, via qua. Eccellenza. Lo dico, ma quelli della, che mica per me, ma che penseranno? No, voi avete detto che era per darmi un gioiello vostro. Eccolo, il gioiello mio. Beh, non dici niente. Manco un complimento. Fresca. Brava, via. Eccellenza. E sta attento, che scotta. Eccolo. Ma è possibile che avete da sta sempre attorno a me? Che non mi rivolto ve ritrovo? E voi non ve portate? Fate finta di niente. Tanto, manco me vedete. Ma non c'avete il lavoro? Non c'avete niente da fare? Lavoro? Ma io potrei essere nobile. Avete delle rendite, che so? Case, terreni. Al vostro servizio, Soranuccia stimatissima. Mi chiamo Marco Pepe. Allora, se siete nobile e possidente, perché non andare a pascolando i terreni vostri? Scusate. Lascia tu. Lasciate, faccio io. Continuate a impicciare, Mo vi siete fatto male. No. Proprio per niente. Con permesso. Che bella bacchione!
è un bocconcino di colazione per me. Tante volte passasse da casa mia prima di andare a campo vaccino. Già, un po' di tempo che non si vede passare. È vero o mi sbaglio? È vero, perché? Niente, niente. Io fossi voi non darei retta a quello che si dice in giro. E che si dice in giro, Carfù? Lo sapete benissimo. Non fate la finta tonta con me. Parlo della storia di quella nobile che gli si è attaccata addosso come una mignatta. Mignatta? Volemo dire mignotta? Ah, ma allora ce lo sapete. Soldati! Soldati di Roma, crociati! Pronti per la manovra! E cercate da ricordarvi tutto! Piate le posizioni giuste! Cominceremo da fuoco con gli schioppi! Fino a che non ci avremo gli schioppi veri, siamo costretti a far per finta con i bastoni, ma noi non disperiamo. Allora, pronti al mio comando? Fuoco con gli schioppi! Boom! Mo' proviamo a fare un assalto. Andrà tutto bene. Se quando vi troverete davanti ai turchi, sentirete di odiarli proprio come se fossero nemici vostri personali. Romani, resteverini, pensate come si fosse arrivato adesso il momento di mettere mano agli schioppi, alle spade, alle sciabole, alle fiume. Ecco, immaginate che là ci stiano i turchi, cercate da vederli. Pensate che vanno massacrato e ammazzato le mogli, le madri, le creature. A comandante, io sono orfano, non c'ho moglie, a cosa pensare? Tu pensa a me e al grugno che te faccio se non vai a combattere. E adesso, aprite bene l'occhio. Ve do una dimostrazione io da solo. Metti che qua è pieno di turchi. State a vedere come si fa. Ehi! E poi a trecce! E che stai a fare qui? Sto venuta a guardare le manovre puro io. Perché? Come perché? Queste sono cose da uomini, mica puoi stare qui in mezzo. Non ci sto mica solo io. C'è sta pure qualche d'un'altra che è venuta a dar fastidio. Qualche signore elegante, che però sarebbe molto più elegante, vestita di giallo. E mica è una giudia. No, è la mignotta. Oh, ma che te sei ammattita? È una nobile, sa. Gente mia, voi me dovete da spiegare, perché se può dire principessa la mignotta. E non se può dire mignotta la principessa. Azzittate, Luca. Hai capito? Come te devi imparare a sta zitta, perché sennò... Perché sennò? Perché... Perché sennò chi è? Uno schiaffo, capite? Me coglioni. Capite sì che insulto sanguinoso ha fatto alla vostra donna? Alla donna mia. Dico, ne siete innamorato o no? Quindi dentro di voi la vostra donna. Beh, certo, se la mettiamo così. Quel puzzone, e sapessi po' quello che dice pure di voi. De me non c'è niente da dire, manco me conosce. Io sono arrivato a Roma da poco, dopo tanti anni. Sia lui che tutti gli altri dicono che siete un viacco, che non ci avete manco il coraggio d'affrontare la guerra. Ah sì, dicono. Ma voi ve la sentite d'affrontare la guerra? No. Ma che razza d'uomo siete? Che uomo so? Ah, Carfù, io sono uomo che ha viaggiato, che ha letto libri. La guerra, mi fanno ridere. E poi ve l'immaginate Marco Pepe che va alla guerra? Arriva lassù insieme all'altri e schioppettate, pionnate, sciabolate, za, una capoccia, za, una gamba, za, un braccio, mo. Capace che a sto punto subentra la politica.
L'imperatore dei turchi promette una cosa al Papa, fanno un accordo e ecco il Corriere. Padam, padam, fermi tutti! I nemici non sono più nemici, sono diventati amici e noi tutti contenti a abbracciarsi. Intanto l'imperatore d'Austria, capace che ci fa un accordo pure lui con il Papa. E allora, fermi tutti! L'amici non so più amici, sono ridiventati nemici! E noi, zanga de capoccia, zangamba, zang braccia, e zanga de zanga! Il povero Marco Pepe è ferito grave, magari a un braccio. Eccolo, ecco qua sdraiato. E ecco il comandante Patacca. Dimmi, Giovinò, dimmi sì quanto sei fiero di morire per la gloria. E io, che non ci ho fiato manco per parlare, per fargli capire sì quanto so fiero, gli indico la mia gloriosa ferita al braccio. C'è! C'è permesso? Sor Annuccia. Sor Marco. Oh, e questo non mi ha fatto aprire bocca fino adesso. Io avevo da dire che se voi gli lavate l'affronto che ha subito e sfidate Meo Patacca, la qui presente Nuccia, sarà vostra in tutti i sensi. Meo Patacca? Una sfida? È così? Sì. Ah, beh, se è così... Sor Nuccia, parola di gentiluomo, prima o poi lo sfido e vi darò soddisfazione. Oh. Che vuol dire prima o poi? Che vuol dire? Vuol dire alla prima occasione. Intanto sarebbe meglio che noi ci conoscessimo un po' più, che so, che stessimo un po' più insieme. Che ne dite? Non vi pare logico? Perché no? Potremmo cominciare col fare una bella passeggiata. Sì. Magari sotto braccio. Soli. No. Ci accompagnerà Calpurnia, mica per niente, sapete? Così, per le convenienze. Anche se ormai viviamo in una città dove ognuno si fa i fatti sua, ma... A Romani, ma Patacca c'ha le corna! Acqua fresca! Acqua fresca! Fresca, fresca! Andiamo ai giardinetti. Ma no, andiamo laggiù. Andiamo. Lalla. Ammedia, oh, Meo Patacca c'ha le corna. Ma che succederà? No, la sora Nuccia ha detto. Siate per terno, donne. Corna fanno 71, duello in vista fa 58. E morta ammazzato fa 16. E l'animaccia di tuo nonno, quanto fa? Scusate, sora Nuccia, ma quando ci date retta a me, siate per terno, donne. Andiamo di qua. E morta ammazzato è de sicuro, là. Ve lo dico io. Ma non è che questa strada porta... Che ben porta, ando porta. Che ben porta. Andiamo. Andiamo. Zitto, parla piano. La donna di Meo Patacca va con uno passo che c'ha i capelli rossi come me. Ci va a braccetto così. Meo Patacca c'ha le corna. Sì, ma non fate mosse. Ma che te vuoi far vedere da tutti? A comandare. Che vuoi? Permetti. Un momento. Una notizia molto personale che ta riguarda. E dilla. Cencio, Cencio, ancora se stiamo a perdere con questioni de femmine. Le nostre faccende private ormai non contano più, noi non apparteniamo più a noi stessi. Noi altri apparteniamo alla storia di Roma. Chi è? Certo però che quel fregno ci ha avuto un bel coraggio a venirmi a sfotte a mene. Tu sai com'è, voglio dire, grosso. Ma che, pare un cutino de sorcio, una cagatina de pollo. Oddio, certo che se uno proprio te le strappa dalle mani... Ma come andò? Che vuoi? Sto arrivando la sola Nuccia. Tu fatte i cavoli tuoi, capito? Fatte dentro, metti fuori e bocca chiusa. E giù guardino. Hai capito? Sara, ma io dico che era meglio andare a passeggiare i giardini. Ecco, vedete, eccellenza?
È qui che gli eroi romani vengono a fare le manopre. Manopre di tutti i generi. Eccellente. Fresca. E che qualche lavannara di Trastevere si è messa a frequentare i nobili? E perché no? E perché no, eccellenza? Visto che i cavallari di Trastevere frequentano le dame col prurito al culo a brodo. Siete venuto a farmi una provocazione, sor Cosetto. Beh, insomma, no. E ditegli quello che gli avete da dire. E diteglielo. E dategli quello che gli avete da dare. Certo che voi avete fatto un pubblico insultamento a sta brava ragazza. E a voi che ve ne frega? Dice a me che me frega. E allora? Molto inchiodo con un ragionamento che non fa una grinta. Ma quale ragionamento, sor Mario? Qui non si tratta di ragionare, si tratta di sfidarlo. Una di sfide. A Meni. Sì, Atene. Sei venuto a fare su vendette. Saresti un paladino. E vabbè, a paladino. Come la risolviamo? A sciabola e fionna. Peppe, ti ridallo. Una sciabola e una fionna al paladino. Si disfida adesso. Di sfida sia. Cominciate. Per primo corpo a Meo Patacca, che è lo sfidato. Oh! Hai capito? Ha rinunciato al primo corpo. Andiamo! Che umiliazione che gli è stato! Come un eroe antico. A paladì! A riproveci! A Pellegrino! Non mi fate ridere, è un duello! A ridicolo! A me! Con gli occhi chiusi! Non mi dire! Hai mortello corto. Lì mortello corto. Oddio, gli avrà fatto male. Oh, io ho ancora da capire per chi si preoccupa questa. Coraggio a me, che non è niente. Oh, su, comandante, è solo una contusione, una ficozza. Dai, Abeo, fai a vedere chi sei. Il sangue. Oh, l'ha accorto! E mondo scappa!
poveraccio. Ma che siete bestie? Ah, io ancora mica ho capito per chi si preoccupa qui. Ma che te frega? Ma ve volete fare? Cazzo la luccia, un po' per contegno. Sì, ma... Trovate la zona! Mamma, che bello! Questa, o nobile dama, è la sciabola del vostro paladino. Aridategliela, se mai o rincontrate. Meo, io non... Sara Calfù, io volevo soltanto dimostrare che non so una che si umilia così. Che c'è qualcuno che mi difende. Io volevo che... Te capisco, figlietta mia, te capisco, oh. Te capisco. E ma per chi piangi? E che ne so? Piango per l'anima dell'immortale! Abbarcheravo! Barcherò! Aspetta! Aspetta! Fermate! Fermate! Ando vai! Come pare? Non fa niente, porti mendo te pare! Andiamo, sbrigati! Andiamo? Va, dai, sbrigati! Corri! Corri! No, 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 no! Io di fronte a un duello non mi sono mai tirato indietro. Finché si tratta da me una botte, figuriamoci. Lo può chiedere per tutta Roma, guarda. Ma un duello? Qui la cosa è diversa. Qui si tratta di andare a combattere contro un'armata. E dico, parliamoci chiaro, dico, chi l'ha mai fatto? Che ne so io? Chi so, Goffredo da Buglione? E tu ste cose le sai? Le sai ste cose? E non è che dici, damogli una mano a sto poraccio che c'è un problema da risolvere con gli schioppi e cose? No, tu pia me butti in mezzo. E non solo, non contenta, me porti pure uno a sfidarmi a me, ne dice, dategli quello che gli dovete da, ditegli quello che gli dovete da ti. Ma tu avete sti tre zozzoni con quella vecchiaccia? De che? Guarda, ma posso non cegarmi io prima che parto un altro ricordino, io vado a lassare. Io vado su, busso, se è il caso sfonno la porta, me la trovo davanti, gli ammollo un altro 3-4 sganassoni e me ne vado, hai capito, brutta vigliacca che non sei altro? Te lo faccio vedere io, te lo faccio vedere. Entrate, è aperto. Sì? Nuccia. Beh? Io dopodomani parto.
Dopo domani. Parto? Parti. Parto va a guerra, Nuccia. Antoniuccia. Parti per la guerra, Meo. Bartolomeo. Non mi ci avevi mai chiamato Bartolomeo, Nuccia. E tu non mi avevi mai chiamato Antoniuccia. Io prima da partire te volevo da abbracciare, Nuccia. Io non c'ho mamma, non c'ho nessuno. E io chi c'ho? Nuccia! Meo! Tu almeno c'hai quella zozzona di Calfurnia, ma io chi c'ho? Meo! Nuccia! Ma se posso sapere che vi è venuto in mente? Sì, però pure te certe volte... Io? Prima dimmi che mi vuoi bene. Sì, ne te voglio bene. Solo che a me ne. Sì, solo che a te ne. Solo che a te ne. Quanto ti piace? Mi piace d'urgenza. Come se leva questo? Ammazza, ce n'è un altro? Sì. E questo non si slaccia? Amore mio, amore. Nuccia, io posso pure che morì. Io vado alla guerra. No, mio mio, no. Come no? È turco, è cattivo. Mi dicono che... Ma come se leva questo? Nuccia. Uffa. Nuccia. Dammi una mano. È turco, è cattivo. Mannaggia, Nuccia. Anu. Nuccia. Amore mio. Ammazza. Anu. Non mi fa solletico. Anu. Lo sai che oggi ci sono certi cosi, certi vestiti che tu pia fai così, non lo so, ci deve essere un gancio dentro che tu pia apri e zancate. Fresca. Si apre tutto. Subito. E tu come ce lo sai? Io non lo so. Come ce lo sai tu? E che ne so io? Io non l'ho mai... Brutto zazzone, ce lo so io come ce lo sai tu! E che ne so io che tu ce lo sapevi? È inutile che stai a negare, capito? Nuccia, Antoniuccia, permetti, me l'hanno detto, non mi ricordo chi. Brutto disgraziato! E vieni a piangere con me che parti per la guerra! Vai che te lo dica io come ce lo sai, brutto zazzone! Non te voglio più vedere, via! Via! Inocche signo vince! Io benedico sta bandiera che è stata creata per voi dalle donne romane. C'è ricamata sopra una fionna, simbolo della forza, e un paciolo, simbolo della bontà. E qui, vicino a me, ho voluto in questa occasione pure un'altra bandiera, quella austriaca, che voi renderete libera, perché questo è il volere del Papa. Se lo ricordino i vostri comandanti, coloro che vi guideranno in quest'ardua impresa. Ma soprattutto io mi rivolgo a colui che ha ideato la crociata volontaria. Io mi rivolgo al comandante in capo, qui unus omnium imperat, come dicevano i nostri padri antichi, a colui che su tutti comanda, a Meo Batacca. Addio gli sordi nostri. E ora arrivederci, eroi nostri. Vobis valedicimus. Soldati di Roma, in segno di saluto, fuoco con gli schioppi veri. Pronti!
faccia vostra. Lascia in corpo. Namo. E dai. E muovete. C'è la guerra. Viva, viva Nero! Badacca! Zuppara, zuppara, pacca! Forza! Zuppara, zuppara, pacca! Allegri! Aiuto! Perdonami me! No, perdonami te! Viva, viva Nero! Badacca! Namo! E dai! Muovete! C'è la guerra! Forza. Supera, supera, allegri. Partiamo, partiamo. Noi siamo crociati e abbiamo la fe. Supera, supera, pa. Aiuto. Supera, supera, pa. Ci siamo. Ama, ama. Arriva, no, mamma. Lì, torche, le, 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 torche, le
E roba che a forza di passo e giù per sta scala c'ho due ginocchi che sono due cocomeri. Ma non è che mi sto a lamentare, anzi, ti farò tutte le penitenze possibili. Ti andrò a portare i fiori in chiesa, ti andrò a portare i ceri, ti vado a prestare i funerali. Però tu mi devi fare una grazia. Mi devi far tornare a casa sano e salvo me o mio e tutti quegli eroici romani. Oh, ma dove siamo lì di a finire? Ma che ci siamo riversi la strada un'altra volta? Comandante, e noi ci avevamo pure fame. Sono giorni e giorni che camminavo. È certo che sono giorni che camminiamo, ma è possibile che ci siamo riversi la strada? E che è colpa mia? Io ho sempre scelto la direzione interrogando le stelle. E se vede che le stelle t'hanno detto le bugie? E chi se ne frega? Io dico mica se metteremo paura, no? Siamo un'armata. Continuiamo a andare. E mando stavo? Sto posto non finisce mai. Io ci avrebbe pure un po' paura. Di mamme. Niente paura, ragazzi. Era solo che un uccellaccio. Ma quando siamo capitati, stai malacci notturni tengono tutti l'occhio come al fuoco, come se fossero il diavolo. E che è l'inferno? Zitto, non nominare l'inferno, perché è proprio in posti come questo che succedono fenomeni diabolici che mente umana non può te spiegare. Sì, ma noi, dico, ci avremo la benedizione del Santo Padre. O no? Santa Elisabetta, portate la paletta per scottare il culo alla ciovetta. Andiamo, ragazzi. Mi pare da vedere i turchi in agguato dappertutto. Certo, se ci assaliscono qua in mezzo finimo tutti con un palo, lo sapemo. Aio. Che vedi, ragazzi? Ragazzi, stiamo vicini. A Vienna. A Vienna. No, dico, stiamo vicini l'uno con l'altro. Hai capito? Per cui. Vedo un chiarore. Eh sì, per Bosco! Sta per finire! Sta manca poco! Sta per finire! Ah, no, sta per finire poco! Andiamo! Siamo arrivati, dai! E dove siamo riti a finire? Stiti. Guardate! Guardate là! Guardate! Le tombe! Carmi! State carmi, state. Ricordatevi sempre che siamo stati benedetti da Cocoso. Dai, al Santo Padre. O no? Per cui state carmi. Carmi? Sono le anime dannate. Ecco che sono. Ma non lo capite che sono le anime dannate? Zitto. State zitto, state. Sentite. Stanno arrivando! Altro che anima dannata. Oh, quelli sono turchi. O essi. E se sono turchi, vengono da aver saccheggiato qualche villaggio o città qui nelle circostanze. E drento al caro ci stanno le donne che hanno rapito. Bravo. Avenisa! Avenisa!
Belisario! Sono arrivati, tutto bene! Andiamo? È andato tutto bene? Tutto bene! Ma quali turchi? So briganti, so. Non avete sentito come hanno chiamato quello? Belisario. Il brigante Belisario. Eh no? E qua carettata de donne. E quelle mie? Quelle sono mogli, sono figlie dei signoroni, dame, che quelli hanno rapito per poi farsi dare i soldi dai parenti. E mo che fa? Mo che famo? Adesso... Come che famo? Gli damo addosso, no? E liberiamo quei sventurati. No, dico mica che ci avremo paura. Siamo un'armata contro sei. Senti. E vabbè, sette. E noi lo sai che famo? Eseguiremo quella manovra che abbiamo studiato a lungo con Tiburzio contro i turchi. E cioè, noi ci disponeremo a semicerchio, ecco, lungo il bosco. E a quel punto c'è un... Tiburzio? Dove sta Tiburzio? Chiama un po' Tiburzio. Ah, Tiburzio! Sta zitto! Stavo seguendo. Oh, dunque, una volta risposti a coso, tiri l'allo con 4 o 5 fucilieri, si dirigerà verso quel posto laggiù, lo vedi? Dove continua la strada? Mando guardi! Guarda là! Là! C'hai paura, e quello è l'unico posto dove non si combatterà per niente. Lascia perdere sta bandiera e preparati all'azione. Com'era poi? Appunto. Ecco, una volta là, tu comincerai a fare una grande canizza, una grande caciara, botti, ordini, spari, vai in alto, i banditi crederanno che l'assalto dell'armata viene da qua a parte. E andranno dove? Dove cercheranno rifugio? A qua. E qua che ci sta a aspettarli? Noi altri che piglia da addosso. O no? Oh, sì. E allora dai, via, stetti, dai, dai, namo, muovesi, dai, veloce. Fucilieri con me! E non ve fate vedere. Tirirallo è arrivato. Teniamoci pronti a sostenere l'urto del nemico. Passa parola, passa. Via! Armate! All'assalto! Fuoco con gli schioppi! Assaltateli! Belisario! Ma Belisario, senti! Sono soldati, sparano! Belisario! Che volevo fare? Sparano! Sparano! Armate! Fuoco! Sparate! Aiutami! Ecco, pronti, vedrete che muori. Datevi uno schifo. Ammazzateli tutti! Armate! All'assalto! Andiamo per il posto? Ma che sei matto? Andiamo per la strada! Sparate! Oh. Ma che fanno? Non vengono da qua? Pare di no. Ma come pare di no? Ma allora... Sparate! Ma che se ne vanno? Non avete capito niente! Vado, non me muovete. Aio, mamma, m'hanno ridotto come una porpetta. Non lo muovete troppo. Io me moro. Salutate, mamma, moglie. Oh, speriamo che non sia grave. Mio. No, è solo un po' di strillo. Tirilla. Fatirilla. Io. Come sta? A comandà. Sono venuti da altra parte. Hai visto tutto. Comunque il tuo eroico sacrificio non sarà stato inutile. Sta a sentire. Tibù? A ricordarmi se che sta manovra con i turchi non la dovemo mai fare. Hai capito? Arme, fate carme, signore, ci pensiamo noi, c'è pure fuori. No. Siete liberi. Vedi, questo sarebbe prima, no. Vedi che roba. Era ora, avete aperto finalmente. Ma guarda qua che roba. Comandante! Perché sono questi? Le dame! Beh,
sto mignotte! A caricare! Mettiti su, amore, si che ci fate voi da sta parte? Ma che ci fate voi? Noi stiamo a lavorare! Con i briganti! E con i briganti? Perché non sono uomini come l'altri? E ci pagano pure bene! Ma fammi il piacere! Ma dovevate capire proprio da ste parti! Come se noi sapessimo dove stiamo! Ma senti che discorso! Comandante! Che vuoi? Siccome è mia intenzione di scrivere un diario storico sulla spedizione, sulla giornata di oggi che devo scrivere? Adibù, tu azzardi da scrivere una sola parola su quello che è successo oggi e io il diario storico te lo faccio magnà! Dicono che oltre che essere un bravo medico, è anche nobile. Come avrà fatto a venire fino qui? Era in viaggio e i banditi l'assalirono nel bosco dei sette cammini e lo mezzo macellato. Per quanto è vero, si è dovuto venire a rifugio a qua a Tivoli. Te fossi una acchiappata, ma è stasata la corsia dell'orecchio. Lo hai risentito? Sì, sì, stamma a sentire tu. Dunque, devi atte dura notte. Le devi far bollire dentro tre sgommarelli di acqua de pozzo, acqua me puzzi. E quando l'hai fatta fredda, la devi da bere. Si chiama acqua de zompi della notte, capito? Via qua. Quando l'hai bevuta, devi da dire tre volte singhiozzo, singhiozzo, vattene in der pozzo. Singhiozzo, 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 vattene in der pozzo. Va, va, vattene anche tu, va. E ricordati di portarmi le galline, eh? Ecco. Io dico, sei una balena e vattene dal veterinario, no? Avanti in antro! Limur. Sfiganacci, mi sono venuti a cercare pure qua! Hanno certi soldati romani, gli serve in Gerusico, ci hanno un ferito. Eccellenza, avemo bisogno di voi. E perché proprio di me? Che me conoscete? No, noi non ve conosciamo, però ci hanno detto che siete bravi. Ah, non me conoscete? Ah, aspettate un momento. Aspettate un momento. Che non me sento tanto bene manco io. Mannaggia, ma che faccio che gli dico, che gli racconto? Scusate tanto, eh. Prego. Che un mal di denti. E avevamo conosciuto noi che gli strocchiavano tanto le scarpe. Boh. Beh? Che famo? Beh, che ne so, andiamo. E andiamo. Scendete. Vabbè, vabbè, Marendo, ma non m'ammazzate. Ma che bevi, eccellente? Non siamo mica briganti. Ah, non siete briganti. E il ferito sta là sotto. Là sotto? Ma allora non vedevo un dottore, vedevo il bicca morto. Eccomi, che è successo? È rimasto ferito in combattimento. La vedi? C'ha il mal dei denti, però dicono che è molto bravo. Ma quel fotuto ferito! Ma è aperto. Beh, che vuol dire? È sempre un sintomo, no? Ai ai ai, ai ai ai, trattati di male polmonista. E che? Te doli? No. Te doli? No. Te doli? Ah! Eccola, è proprio male polmonista. Allora, gli farà guarì?
Non lo so. Mo vediamo. Dammi un po' qua per tutta. Oh, mi senti? No. Ecco. Chi è? Chi è? Via sta pezza e buttala più lontano che puoi. Dai, dai, Tu? Or su, coraggio. Tu. Dai, di là. Su, con le tue ultime forze residue rimaste. Dai, di là. Sì, sì. Che cazzarola, se ci voleva tanto. Uno, due, tre e quattro. Zitti tutti. Campa, muore, campa, muore. Campa, campa, ma lo dovete da curà. Lo dovete da imbortolà dentro una coperta piena di sterco di cavallo, gallo gallo. E gli dovete far di, o glorioso San Giovanni Battista, salvami da sto male pormonista. È molto bravo. Beh, io vi ringrazio tanto. Scusate, giovino, ma che ci fate voi da te parti? Andiamo a combattere contro i turchi. Noi siamo i crociati di Roma. Avrete certamente sentito parlare di me. Mi chiamo Meo Patacca. Siete Meo Patacca? Meco io. Ma allora è proprio il cielo che vi manda. Perché? Ma come, non sapete niente? No, di che? Una squadraccia dei turchi zozzi ha occupato Squarciarelli. È scesa giù dalla Tuscolana. I turchi? Che stai a dire? Sì, stanno a poche miglia da qui. Sì. Hanno occupato il paese con trucco diabolico. Si sono presentati vestiti da cristiani e parlano come i cristiani. E una volta dentro, una volta dentro. Che hanno fatto? Hanno occupato il paese. Medico, quello che dici è vero oppure è frutto di fantasia popolare, di chiacchiere? Ma me posti non ammattarmi. Ragazzi, stavolta ci siamo davvero. Ci siete? Quanti ci siete? Sono in tanti? Pochi, pochissimi. Ma furbi, furbi come diavoli. Non vi fidate del vestiario e della parlata. Parlano come cristiani, so istruiti apposta. Vabbè, sono furbi, ma pochi, no? Pochi, pochissimi, niente. Cencio, accompagna il cerusico e pagalo. Sì, accompagnami e pagami, andiamo. Hai capito, sti musulmani? Hai capito, sì che te vanno a escogitare? Un trucco, hai capito? Un trucco come il cavallo de Troia. Senza offesa. Ma che non se credessero che io sono un fregnone, io. Che non se credessero da potermi sottovalutare. Perché mi sta venendo in mente un controtrucco che li fregamo con le mani loro. Proprio con le mani loro. Arrivano i turchi! Arrivano i turchi! A quell'uomo! Andò al centro del paese! Arrivano i turchi, mamma, i turchi! Mettete la riparo, gente! Arriva l'armata turca! Arriva l'armata turca! Fate tutti a casa! Preparatevi a difendere! Arrivano i turchi! Oh, ma che succede? Fate! Arrivano i turchi! Arrivano i turchi! Ma che stai a dire? Sì, i turchi! L'ho visto io, ma possino cegarmi! Squartano i ragazzini, scappate! Abbaiono le donne! I burini li fanno a pezzi! Scappate! Salvate, burini, salvate! E noi che famo? Fammi parlare con chi comanda, che gli spiego che dovete fare! Sta là!
pare che non ci sta nessuno. Andiamo avanti e occhi aperti. Io dico che qui se ne sono di tutti. Hanno abbandonato il paese, turchi e cristiani. Beh, noi al nostro dovere l'abbiamo fatto, siamo tutti testimoni, quindi... Tirano solo la roba. Io ve l'avevo detto, Tobili e Servanti. Dai, fedeli! A maledetti! Che turco schifoso! Cozzazzone! Quello c'è chi è? Ah sì, è morto lui! Che è un turco di... Le sono mascherati bene, eh? Sembrano proprio cristiani. Ce l'aveva detto quel cerutico? A musulmà, chi è di mortacci tua? È di tuo nonno! Oh, parlano proprio come lui, hai sentito? Un portaordini! Ma che fanno i fucilieri? Non sparano! Chiamatelo un portaordini! Oddio, oddio, oddio! Oddio! Non importa, faccio da me! Fuoco con gli schioppi! Fermi! Fermi, basta sparare, cessate il fuoco! La scina a bandiera bianca. La rendono. Eccolo che è. Una bandiera con un uomo attaccato. No, dico, quello sarebbe il capo. Il capo dei turchi. Un nano. Oh! Prometti che escite fuori con le mani alzate e varendete e io vi prometto che avrete salva la vita. E come se potemmo fidare? Voi siete infedeli e la vostra falsità è rinomata. Se voi... A noi? A noi saressimo infedeli? Per bove che dice cornuto al somaro. E state ben basite. Oh, ma lì che ci sono, le donne e i ragazzini del paese? Eh certo che ci sono, pure vede. Hai capito, Ernanetto? Hai capito sì perché si fa forte? Tiene l'ostaggio. E vabbè. Prometti che non sarà torto un capello a nessuno e la risolveremo fra me e te a singolar tenzone. Ma se lo sapete che voi? Come che? Una di sfida fra me e te, fra capo e capo, e tutti gli altri fuori. E famo. Papà. Ma lo capo del paese non sarebbe io, è mio cugino Romolo. E dove sta? Sta qui con me. Mo scendiamo giù, va. E vabbè, scendete. Mi tocca menare sto Romolo. A Romolo. Oh,
Che è fo? Che è fo? Che è fo? Che mai cercato? Voi saresti voi il cugino? So il cugino. De sangue? De sangue. Tutto regolare. Ma verende... Oh. Coraggio, come andà? Noi stiamo qua. Vedo, ma io sto qua. Senti, Mussurma, io mo... duello a parte, no? Dico... Ti posso dare una ultima probabilità di avere salva la vita. Tu mi prometti che te fai cristiano, ma me lo devi promettere, e io te prometto salva la vita. Oh, fate tu cristiano. Noi siamo già cristiani, mica siamo turchi come te. No, io non sono turco, questo è un trucco, una... Come siete cristiani? Siamo cristiani. Siete cristiani? Come no? Perché siamo giudì? Fate poi il segno della croce. Ciò so fatto. Se sono fatto, il segno della croce, sono cristiano. Eppure io noi siamo cristiani, io sono mio padacca. E così tu mi sei venuto a dire che li crociati te me o non so iti a Vienna. Sì, Eminenza. Come sono usciti da Roma, se sono sbragati a Magnà, a prima porta. Poi, dopo non so quanti giorni de giri e de rigiri, andò su iti a finì a Bagni de Tivoli, Eminenza. A Bagni de Tivoli. E da lì se sono portati appresso certe... certe donne, Eminenza. Femmine. Mignotte! Proprio, Eminenza. Poi, come se niente fosse, sono idi a dare la sarta a Squarciarelli. Ha capito, sì, che roba. Sta comodo. Sì, Eminenza. Mette da sede. Sì. Ma tu perché mi sei venuto a raccontare tutto questo? Eh no, Eminenza. Eh no. Non è come pensate voi. Io non ci so tagliato per fare lo spione. Io sono un poveraccio, mi devo da difendere. Eminè, io per colpa dell'eroe che ha dato la sarta a Squarciarelli, mi sono segnato per tutta Roma. Sono schifato, Eminenza, schifato. Per quanto, forse, con il vostro eminente aiuto... Che genere d'aiuto, figlietto mio? Beh, che genere. Si fa per dire, Eminenza. Sì. Se voi facessimo di me... un gentiluomo rispettato, io sarei visto con altri occhi, pure da una donna un po' ambiziosa, no? Tanto più che non sono i modi da gentiluomo che mi ammancano, Eminenza. Mi pare una richiesta giusta, figlietto mio. Eminenza, Eminenza, io... Tu però mi devi dare solo una cosa. Sì, Eminenza. E spassunte, magna la mano. Mi scuso. Mi devi dare... Se venendo qua hai parlato con qualcuno intendo di sta faccenda di me. L'ho detto a tutta Roma. Bravo, bravo. Grazie. Beh, io penso che un gentiluomo come te ha diritto ad averci qualche guardia al suo servizio. Ti scelgo un po' dei svizzeri. Ti sta bene? I svizzeri? Ma io, ma me... me pare da sognare. Tu hai capito, vero, Pennarì? Hai capito, vero, Pennarì? Beh, provvedi. Beh, provvedi. Beh? Gli svizzeri. Te li dà lui. Ah, sì. Grazie, Eminenza. Io vado. Vado a prendere gli svizzeri. Andiamo. Il percorso dell'eroe. Porta del Popolo, prima porta, Bagni dei Tivoli, Squarciarelli. A Pennarì, se continuano così bisognerà mettere Roma in salvo. Ci hanno circondato. Sono gagliardo, eh?
Alt! Andiamo da là. Oh, e mo andiamo da là. No, andare di qua. Oh, che fai, discuti? Guarda che io te degrado, sa. E poi devo passare sotto casa di una persona che dico io. Perciò zitto e mosca e andiamo da là. No, andare di qua. Che fai? Oh, guarda che lo dica al cardinale, sa. Oh, ma che ci stai mezzo. Che fate? Mettetemi giù, mi sciupate tutto il vestito. Ma qui, stiamo a piazza San Giovanni, sì. A Paolo. Quella agonia. Che fate? Non ma la gogna, come ordinato sua eminenza cardinale, ma che scherzate? Ma come un gentiluomo come me alla gogna? Ma che siamo mai? Oh, come? No, fermi. Che ho fatto? Mi frega nel cappello, è il cappello mio quasi nuovo. Ma che è, uno scherzo? Ditemi che è uno scherzo. Aia, a me mi sa che questo è proprio uno scherzo da prete. Quindi su uno scherza. Tu sarai a Cogna e gridare giorno e notte che sei un bugiardo e che per invidia e gelosia hai inventato falsità contro grande eroe mio Patacca che rischia sua vita a Vienna, sì? Cosa dico io? Grida! Ma chi? Oh, che ve ne andate? Non ve ne andate! Grida! Sennò tu rimani qui per sempre, sì? Sì, sì! Mio Patacca è un eroe e io sono un puzzone che per invidia e gelosia mi sono inventato un'infamante bugia! Mio Patacca è un eroe e io sono un puzzone che per invidia e gelosia mi sono inventato un'infamante bugia. Ammazza quanto sei viacco, io ti scuderei addosso. Ma vedi sta serpe avvelenata, eh? Io t'accecerebbe l'occhio. Ma lo vedete sto coso infame, queste porte. Ma non c'è niente da fare. Guardate sì che carogna schifosa, guardate. Ecco, impara a dire la verità ai cardinali. Ma che c'hai fame? Sono due giorni che non mangio, tu. Poveraccio! Perché mangia? Grazie. E mangia? Mortacci, tu. Mortacci vostri! Meo Patacca è un eroe! Sono un puzzone che per invidia e gelosia sono inventata e infamante bugia. Meo Patacca è un eroe e io sono un puzzone che per invidia e gelosia mi sono inventato un eroe. Meo Patacca è un eroe e io sono un puzzone che per invidia e gelosia mi sono inventato un infamante bugia. Meo Patacca è un eroe e io sono un puzzone che per invidia e gelosia mi sono inventato un infamante bugia. Meo Patacca è un eroe e io sono un puzzone che per invidia e gelosia mi sono inventato un'infamante bugia. Che sei? Che mi sei venuto a pià? Busso io, so, che. Io mica devo da morissa. Ah, beh. Ah, sora Annuccia. Ah, sor Ma, io vedevo da parlà. Vedevo da parlà. Beh. Beh, veramente, mu, ci avrei un po' da fa'. E poi non voglio più parlare con nessuno, va bene? Oh, non voglio più aprire bocca. Tutto quello che devo da dire è che mio Patacca è un eroe e io sono un puzzone. Che per invidia e gelosia mi sarei inventato un'infamante bugia, va bene? Oh, ma quest'antomo del Papa non dorme mai. Così lo preoccupa l'arrivo di sti profughi di Vienna. Pare che sia un migliaio, eminenza, tutta gente partita dall'Austria venuta qui dopo l'avanzata turca. Beh, mica ci spaventeremo per questo, no? Nel giubileo del 1225 furono capaci di sistemarsi 100.000 pellegrini. Vuoi che non sistemiamo sti 1.000 profughi? Dove un goccio di vino, per favore. Aspetta, Pennarì. Si profughi viennesi hanno da essere subito isolati. Lontano dal Vaticano e dagli nobili. Evitiamo che qualche curioso gli chieda notizie dell'armata romana e quelli gli dicono che non l'hanno mai vista né intesa nominare. Ecco, quando sarà il momento di fare il sistema qua, intorno a Porta Portese. Fare chiudere il traffico della porta e sgomberà la zona in giro, sia dalla parte di Trastevere, sia per un paio di miglia fuori delle mura. Attenti, mi fate male. Attenti. Piano. Tutto un dolore. Aia. Ach, Gott zum Teufel. Aia, mamma. Ah.
Non vi scomodate, eh? Venite, Sormà, che vi aiuto io. Sì, ma piano però. Piano. Oh. Guardate come mi hanno ridotto. Venite, appoggiatevi pure. Sì. Appoggiatevi, Sormà. Ah, io. A qualcuno io facevo pena. Ma qualcun altro m'ora ammazzato. M'ora ammazzati! Qualcun altro m'ha fatto di tutto. M'hanno bagnato pure le scarpe. Sentite? Non me scrocchiano più. Me si sono tutte invecchiate. Quanto mi dispiace, Sormà. M'hanno fregato pure il cappello. Era tutto di feltro, nuovo, nuovo. Poveraccio. Strignetevi a me, che varecco. Sì. Ditemi un po', Sormà. Voi mi volete ancora un po' di bene? Vorresti variette l'uomo mio? Ah, io? Che avrei da fare stavolta? Mi dovete da dire la verità. Scendiamo. Ma come giù? Scendi, t'ho detto. Mi piace camicia, camiciara mi piace. Mo avete visto, no? Andiamo via. Sta zitto. Andiamo. Che? Andate e sparate. A chi? Lo sapete benissimo a chi. Ma come? Sparaglie? Una fucilata? Siete o non siete l'uomo mio? Allora vendicatemi. Sì, va bene. Ma bruciapelo. Va bene. Io vado. Vado, eh? E andate, che aspettate? Vado. Aspettate, eh? Non ve ne andate. Scappamo, Tonanù! Scappamo! Scappamo! Scappamo che l'ho fatto secco! Andiamo, l'ho fatto secco, l'ho fatto! Andiamo, Tonanù, scappamo! Gli hai sparato! Gli hai sparato! Sì, gli ho sparato come eravamo rimasti d'accordo! Me l'hai ammazzato! Assassino! Io non ci vado con gli assassini! Me l'hai ammazzato! Ha ammazzato l'uomo mio! Oh, me l'hai ammazzato! Assassino! Ma non ero io, non me lo so. Ma è Nuccia! Nuccia! Sono Nuccia! Meo! Meo! Meo mio! Nuccia mia! E noi? Nonno, non si fa così! 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 Ma tu come ti senti? Io sto bene, tu. Solo che non ci ho capito niente. Ma che è successo? Non me lo domanda. Non me lo domanda mai. No. Perché è entrato uno. Ha chiesto permesso. E ed è sceso. Ha sparato una schioppettata e se ne è rinato. Mo, allora dico che c'ha ragione. Non ci pensa, non ci devi pensare più. No, è entrato uno. Ha sparato una schioppettata da 30 accesso. E poi se n'è rinato. Mo chi c'ha ragione, io o lui?
è entrato uno. Da quando avete da riversi la strada, ogni tanto ci ritroviamo a sto fiume. Mo so settimane che stiamo a girà. Amore, Tiburcio dice che c'è un fiume puro vicino a Vienna. Ah, 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 non ho detto che è questo. Io non mi impegno. Lui non si impegna, io mannaggia. Le staffette. Comandà, c'è notizie! Comandà, vi portavo notizie grosse! Fermatevi. Sentino che ci dicono le staffette. Comandà, al di là di quelle altre, ci sono le mura e le porte della città. Della città! E de fuori delle porte, tra una fila di mura e un'altra, c'è accampata tanta gente straniera. Sulle mura e sulle porte si vedono tante bandiere forestiere. Ma qua gente l'ha vista. Sì, ci ha visto. Ci chiamavano, ci sbattevano le mani, come se ci volessero far festa. Sì, ma oh, noi siamo corsi via. Tu che dici, me? Tu che dici, Dibu? Io dico che è meglio che andiamo a dare un'occhiata. Grazie, un momento. Cerchiamo da capircete. Noi siamo diretti a Vienna. Vienna. Vienna? Vienna? Ja, ja, ja. Wir sind alle aus Wien. Ja, ja. Ja. Vienna. 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 Avete capito pure voi? Ja. Quello che ho capito io. Parlategli un po' dei turchi. Li turchi? Turchi? Capisci? Li turchi. Turchi? Turchi. Caput! Ma che fossimo arrivati davvero? Mi sembra strano. Mica è tanto tempo che eravamo dalle parti di Squarciarelli. Sì, ma l'avevamo fatta di strada. Io sono stata morta. Guardiamoli fatti. Dico, questi che li volevamo via? È frasca d'anni. Mi pare da no. Sono tutti biondi. Marcia, 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 turchen. Ci hanno detto che stanno a Vienna. O no? Non ci hanno parlato pure dei turchi? O no? Quelle bandiere non sono come quelle che ci ha fatto vedere il cardinale prima da partire. Solo che mi parlo un po' troppo allegri. Allora, che volemmo fare? Bisogna andare a bere. Cencio, che cosciala e fava più sei uomini verranno con me a dare un'occhiata. Tu, Peppe, fia quelli armati di schioppo e proteggeci le spalle. Sii prudente, non far matto, ma raccomando. Stai tranquillo, damo solo un'occhiata. Non c'è pericolo alcuno. Spero. Nam. Ciao, pare che andiamo a fare una festa. E saranno contenti perché li liberano. Ragazzi, allora siamo d'accordo, eh? Soltanto un'occhiata in giro e poi squaglia. Appena dentro... Tutto come Squarciarelli. Andiamo, va. Via! Ho visto pure casa tua. Oh, a me mi è perso di vedermi moglie. Ma allora, a sti forestieri chi sono? Boh. Fatemi capire pure a me. Mando siamo a finire stavolta, Nella merda fino a qui. Siamo veramente pieni di guai. Hey, 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 hey.
Ci senti? Ci arresta. Comandante mio Pataca. Eccomi. So io. Rispondo io per tutti. Ieri un corriere da Vienna ha portato la notizia che i turchi sono stati sconfitti dalle armate cattoliche del colonnello Sovietski. Questi profughi sanno che anche voi avete partecipato a impresa. E anche a Roma tutti lo sanno, sì? Sì? Ah, sì? E certo. Ci abbiamo anche un ferito, siamo tutti testimoni. È vero? Sì, come no? Certo. I romani vi attendono per rendervi onore. Oh, bentornato, Muoviti, c'è la guerra. Viva, viva Nero! Padacca! Ciupara, ciupara, per forza! Ciupara, ciupara, allegri! Partiamo! Lo siamo crociati e ci avevamo la fe. Supera, supera, pa. Aio. Supera, supera, pa. Sì, sì, mamma. Ama. Ama. Arriva, no, mamma, lì, torche, le, 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 beh, oddio, un eroe. Via, non fa tanto il modesto, fietto mio. No. Non è stata mica un'impresa da niente. Guarda quasi quanta strada avete fatto. Da Porta del Popolo a Porta Portese. Ah, Emine, ma che mi stai a coglionare? Attenta a come parli. Si mese tu che mi volevi coglionare. Io? Sapessi quanto mi è costato quel corriere di Vienna a fargli dire che mi ha incontrato da quelle parti? Pensa se si sapesse per Roma. Certo non sarò io a spargere la voce. Sempre che tu sia disposto a fare qualche cosetta per me. Ah, ma allora io, se ho capito bene, sarei sempre stato come di un giocarello nelle vostre mani. E mo che dovrei fare? Te farai venire vocazione. Io te faccio abate e faccio al servizio mio. Ma che mi siete ammattito? Oh! Detto? Pesa le parole, figlietto mio. Io, prete eminenza, guardi a costo del... Io non c'ho proprio una vocazione, eminenza. E poi sono puro fidanzato. Da quanto te ne frega di sposarla? Beh... Comunque mica detto che la devi abbandonare. Potrò sempre essere la tua governante. Ah, mi risulta che è ambiziosa e gelosa. Scommetto che preferirà essere l'amica di un personaggio protetto da me, piuttosto che la moglie di un rivoluzionario chiacchierone. Pensa come andremo d'accordo. Nuccia. Lei sarà contenta. Così non gli romperai più i coglioni con le donne dell'antri. Magari nobili. E io sarò contento, così non li romperai più a me. Pure la Chiesa sarà contenta, quando il popolo saprà che il suo eroe prediletto ha abbracciato la causa del clero. Ah, così io proprio... In un certo senso. Eminenza, vostra Eminenza mi perdoni, ma accade un fatto gravissimo. Qualcuno ha sparso la voce che i turchi erano diretti a Vienna su invito degli ebrei. I romani stanno prendendo d'assalto il ghetto. Meo, pensaci tu, corri, date da fare. C'è l'occasione per fare l'eroe. L'ultima occasione. A te te daranno retta. Raccatta qualcuno dell'armata tua e va in ghetto. Fattevene in mente qualche cosa per evitare una strage. Sì. Fermi tutti! Fermi tutti con lui! Peggio, che cos'è là? Liberati che c'è, di me!
Questi c'è qualche cosa da fare contro i giudii? So solo io che la deve fare. Dagli una lezione te, Meo. Sì. Sì. A me ammazzali tutti come hai ammazzato i turchi. Sì. Apri i giudii. Ci penserò io. Ora di che... che sfiderò al duello io da solo er meglio di loro. Vabbè? Bravo! 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 Giudì, nel vostro interesse, accettate la sfida. E quando accettano voi? Ma come se vuoi essere così, tradito? Aluri di viacchi! Assassini! Assassini infedeli! È più facile da litordi a strozzo, è vero? E fatele tutti! Boni! Boni! Allora? Noi non ce ne intendiamo di queste cose. Veramente non sappiamo chi mandare. Ma se può essere tanto viati, è possibile che là dentro non c'è sta un uomo che è un uomo? E lo trovino. Oh, c'è uno che viene fuori. È vero, c'è uno che viene fuori. Ma chi sarà? Ma tu che vuoi? Che te sei messo in testa? Che ce fai ammascherato così? Con te ce l'ho un conto da regolare. Ma lo regoleremo dopo. Mo scantate perché c'ho altro da fare. Ma altro io da... sto qua proprio per quello che dovete da fare. Sormè, anche se voi bruciate tutto il ghetto, da là dentro non sorte nessuno, manco un socio. Mo mi spiego. Vedete questi? Questa è tutta gente rassegnata, gente che... Ma che ve spiega a fare? Tanto voi non lo potete capire. Perciò, eccomi qua. Mi dispiace per voi, ma vi dovete accontentare di me. Ma perché? Che tu sei un... So giudio. Sì, sì, so giudio. Mi sono sempre vergognato di dirlo, ma questa è la verità. Ma che è un giudio, eh? Che? È nome come un altro. Con due braccia e con due gambe. E mo? Non ti copi adesso. Perché se te batti con me non lo so mica quante te ne rimangono. E può darsi che stavolta non gliela fai a scappare perché io prima t'ammazzo. Ci so. E che ci rimetto? La faccia per tutta Roma ma avete fatta perdere. Giusto una vita dentro anch'io, eh? Hai capito che prospettiva? Verme d'aiune. Ecco, a voi vi aspettano onori, glorie. Ognuno sa li fatti sua. Tu non ti preoccupare. Allora che volemo fa? E che volemo fa? Di questo punto mica ti aspetterai che mi tiro indietro. No? No! No. Anna? Dai, Ameo! Tira fuori la budella!
Filomeo! Dai alla peste! Orteleo! Vi divertite, eh? Vi divertite come il gatto col sorcio. Ma invece da chiacchierare, perché non scappi? Sì, scappa. Scappa? Oh, ci credete che non ci avevo pensato? E mo pensaci! Ammazzalo, ma che sta facendo qui? Fermi! Fermi tutti! Lasciatemi solo a tu per tu con lui. Stavolta non me lo faccio scappare. Voi aspettatemi qua, che poi vi riporto i pezzi. Preparatevi adesso per l'ossa di Marco Pepe! Scappa! E scappa! Scappa! E perché non scappi? Scappa o t'ammazzo! Che nessuno mi segua! Lasciatelo a me! Corri! Corri! Dai! Corri! Un momento, sono cascato! E corri! Ma te vuoi sbrigare? Corri! E mo, mondo vai! Via a destra, stronzo, che te la ritorni indietro! E corri! Te vedo bella tranquilla, figlietta mia. Non pensi che qui tu fide una buona donna sarebbero pure capaci di scappare? Dannassene lontano? Con me o Eminè? E quando la trovo una strada? Ma che fai, te fermi? Non sei andato là? Ma tanto te pare, basta che scappi, scappa! Ferma! Oh! Guarda che io scappo, eh! Ma scappo sul serio! Ah, e perché io no? No, dai, scappo, molto! Aspetta! Ma ritorno indietro, aspetta! Ce la fai? E come, ne la faccio! Dai, rema! Rema! E sta remando, non me ne... E rema! Io ce lo sapevo! Ma che sapevi? Dai, rema! Tutto. L'uno fuggendo ed inseguendo l'altro, partironsi da Roma quei due arditi. Né da quel giorno alcun, per quanto scaltro, seppe dir dove fossero finiti. E poi che Roma è una città indolente, di per lì se la prese tanto a cuore. Ma dopo un po' non gli fregò più niente. Quante ne avemo viste e chissà quante ancora ne vedremo. Ma per fortuna noi se ne fregamo. Ma per fortuna noi se ne fregamo. Da quando esiste la terra, l'uomo va avanti a singhiozzi. Quando non può fa una guerra, cerca di ver monno a tozzi. Non c'è sta più una farfalla, l'aria via via se corrompe. Per mondo è l'ultima palla che gli è rimasta da rompe. Darunte.